Ciao a tutti e benvenuti al nuovo tutorial del canale Andy and Maid. Oggi impareremo insieme a realizzare questa fantastica canotta che abbiamo visto finita e rifinita nelle foto di anteprima e in copertina. È il classico lavoro che io adoro perché è facile da eseguire, ma al contempo è anche molto bello da vedere indossato. Trattasi di un lavoro adatto sia alle mani più esperte ma anche a quelle alle prime armi. Per questo lavoro abbiamo utilizzato un filato molto particolare perché è un filato naturale dalla fibra molto sostenuta che è il nostro Linos, cioè lino 100% da lavorare con l'uncinetto 3,5. Per la realizzazione di questa canotta in taglia L con punto di riferimento giro seno pari a 100 cm abbiamo utilizzato meno di 3 gomitoli, quindi per una taglia più piccola SM potranno bastare addirittura solo 2 gomitoli di prodotto. Considerati quindi i materiali e gli accessori da utilizzare, possiamo passare un po' alla spiegazione del punto. In particolare, vi ripeto, abbiamo preso come punto di riferimento un giro seno pari a 100, quindi anche un punto di riferimento da cui è possibile partire in modo molto semplice per fare le dovute proporzioni. Abbiamo avviato 240 maglie. Questo è un lavoro che si esegue seguendo il multiplo di 12, multiplo di 12 a cui si aggiunge uno se vogliamo lavorare a pannello. Che cosa significa? Che noi lavoriamo in piano, cioè come quando facciamo una sciarpa, una stola. Se invece, come in questo caso, noi vogliamo lavorare in circolo, cioè la canotta non ha alcuna cucitura, viene lavorata in tondo e le uniche cuciture le faremo sulle spalle per unire il davanti al dietro, quindi sui laterali non abbiamo nessuna cucitura. In questo caso noi abbiamo un multiplo di 12 perfetto, cioè 12 per 10 volte, per 20 volte, e quindi abbiamo, nel mio caso, con il lino che abbiamo utilizzato e l'uncinetto 3,5, dobbiamo avviare 240 catenelle per avere un giro seno di 100 cm, un giro seno che verrà portato dritto al rettangolo fino sotto alle ascelle, dopodiché lavoreremo a pannello le spalline sul davanti e il pannello, diciamo, che viene a ricoprire le spalle dietro e che noi abbiamo fatto unito, quindi siamo saliti al rettangolo. Ora vi faccio vedere, ma voi potete dare al dietro lo stesso scollo che abbiamo dato al davanti. Vedete, questo è il dietro che abbiamo lavorato come semplice rettangolo, lasciando qualche quadratino. In questo caso abbiamo lasciato 5 quadratini per lo scalfo, ma procediamo con ordine. Abbiamo 240 catenelle iniziali, questi ci permetteranno di sviluppare 60 quadratini considerati in orizzontale. Abbiamo lasciato per lo scalfo 5 quadratini a destra e 5 quadratini a sinistra, partendo naturalmente dal punto centrale. Per i quadratini rimanenti siamo saliti sulle spalle con un rettangolo unico, mentre per quanto riguarda il davanti abbiamo creato delle spalline di 7 quadratini, partendo dallo scalfo 7 quadratini lavorati, tutta la parte centrale non lavorata che corrisponde a 10 quadratini di spazio, quindi questo è il nostro scollo davanti, altri 7 quadratini lavorati per l'altra spalla e naturalmente ci dobbiamo necessariamente trovare con i 5 quadratini di scalfo dall'altro lato. Detto questo, passiamo un po' alla spiegazione del punto. Sappiate che naturalmente appena avrò finito di spiegarvi lo schema vi farò vedere anche l'elaborazione pratica con il filo e con l'uncinetto di questo punto facilissimo. Allora, abbiamo 240 catenelle, facciamo un primo giro di maglie alte, tutte maglie alte, che ci serve anche per dare sostegno al lavoro. Dopodiché facciamo un secondo giro che è fatto da maglia alta, catenella per tutta la lunghezza. Questo quadratino pieno viene realizzato costruendo ogni 3 quadratini vuoti un quadratino fatto da 3 maglie alte chiuse insieme, prese tutte nella stessa maglia di base, ed è questo il punto su cui mi soffermerò nella mia spiegazione a breve. 3 quadratini vuoti, uno pieno, 3 quadratini vuoti, uno pieno. Dopodiché si alterna con un giro, vedete, di tutte maglie vuote.
per cui abbiamo solo l'alternanza di maglia alta catenella per tutto il giro. Quello che dobbiamo seguire è questo andamento diagonale e quindi molto ordinato di questi quadratini che sono pieni e si alternano i vuoti. Detto questo, abbiamo tutte le coordinate e anche di più di quelle che ci sono necessarie per iniziare questo lavoro facilissimo che renderà la vostra estate con questa canotta veramente spettacolare. Abbiamo il numero di catenelle necessario, multiplo di 12, a coprire l'ampiezza del nostro giroseno. Nel caso della canotta in taglia L, che stiamo spiegando in questo tutorial, abbiamo avviato 240 catenelle. Io naturalmente lavorerò su un campione ridotto. Chi mi segue sa che io, anche quando lavoro in circolo, non chiudo mai la catenella al primo giro, ma per dare stabilità al lavoro ed evitare che mi trovi a chiudere la catenella arrotolata su se stessa, cosa che poi mi comporterebbe la necessità di dover poi sciogliere il lavoro, io preferisco lavorare il primo giro, che chiamo giro di stabilizzazione del lavoro, aperto, dopodiché chiudo. Quindi avviate le ipotesi 240 catenelle. Fermo il dito sull'ultima catenella lavorata e ne aggiungo 3. Dopodiché filo sull'uncinetto, faccio un passo indietro, quindi lascio quella che ora sarebbe la quarta catenella, vado sulla quinta e entro a fare una maglia alta. Quindi le 3 catenelle più la maglia alta rappresentano le prime due maglie. Me ne devo trovare alla fine 240. Ho quante, multiplo di 12, ne ho avviate per la mia taglia. Lavoro in ogni catenella una maglia alta per tutto il giro. Arrivo alla fine del giro, lavoro l'ultima maglia alta. Controllo di aver lavorato un multiplo di 12, altrimenti poi dopo non mi trovo, e a questo punto sono pronta per chiudere il giro e quindi creare un circolo e lavorare in circolo. Entriamo nella terza catenella di avvio del giro stesso e chiudiamo con una maglia bassissima. Naturalmente io qua mi trovo il punto aperto. Con una coda lana o anche con lo stesso uncinetto, procedere poi alla chiusura. Faremo in modo che questo punto venga nei lati, in modo che anche tutta la parte dove saliamo con il punto da un giro all'altro venga invisibile, ma con questo punto sarà invisibile anche se dovesse venire al centro, ma no, non la faremo venire al centro. Quindi proseguiamo con il primo giro che abbiamo detto è un giro fatto di maglia alta alternata a catenella. Quindi 3 catenelle che simulano la prima maglia alta, una quarta che è la catenella di separazione. Filo sull'uncinetto, saltiamo una maglia di base e andiamo nella successiva a fare una maglia alta. Catenella, filo sull'uncinetto, saltiamo una maglia di base che non lavoriamo e nella successiva andiamo a fare una maglia alta. Ancora, catenella. Filo sull'uncinetto, salto una maglia non lavorata e nella successiva vado a fare la maglia alta. Così proseguo alternando catenella, maglia alta per tutto il giro. Arrivati alla fine del giro, lavoro la catenella, l'ultima maglia alta, una catenella e mi vado a congiungere perfettamente nella terza catenella, non nella quarta, e mi raccomando, nella terza catenella di avvio del giro stesso. E abbiamo fatto il nostro primo giro fatto di tutti i punti vuoti. Catenella, maglia alta, catenella. Chiuso il giro, iniziamo. Se vi ricordate lo schema, quando lavoriamo il punto pieno, dobbiamo lavorare 3 quadratini vuoti e uno pieno. Quindi iniziamo. 3 catenelle, una di separazione che è la quarta, andiamo a innestarci sopra la maglia alta del giro sottostante. Ancora catenella, maglia alta e ora facciamo il punto pieno. Come si fa?
Allora, filo sull'uncinetto, senza fare alcuna catenella, entriamo nella maglia di base, nella catenella, vedete, di separazione, e facciamo una maglia alta che chiudiamo a metà. Cioè abbiamo avviato la maglia alta, filo sull'uncinetto, chiudiamo e rimangono due punti sull'uncinetto stesso. Ancora, filo sull'uncinetto, entriamo dentro. Agganciamo, abbiamo 4 punti sull'uncinetto e chiudiamo i primi due, ne restano 3. Ancora filo sull'uncinetto, entriamo sempre nello stesso punto. Abbiamo 5 punti sull'uncinetto, di cui 2 li chiudiamo e rimangono 4 punti. Ora con la gettata chiudiamo tutto insieme. Una catenella per fermare e andiamo col filo sull'uncinetto direttamente dentro alla maglia alta successiva a fare la maglia alta che contorna questo punto pieno. Ecco, vediamo un po' se si vede. Questo è il punto pieno che dobbiamo lavorare. Ancora, passiamo oltre. Abbiamo fatto il punto pieno, ora ce ne toccano 3 vuoti, quindi catenella e maglia alta sulla maglia alta precedente. Catenella e maglia alta sulla maglia alta precedente. Catenella e maglia alta sulla maglia alta precedente. Ne abbiamo fatti 1, 2 e 3 vuoti. Ora ci tocca quello pieno. Senza fare la catenella di separazione, filo sull'uncinetto, andiamo nella catenella sottostante. Entriamo, agganciamo come per fare una maglia alta e ci fermiamo quando abbiamo solo i due punti sull'uncinetto. Ancora filo su, entriamo, agganciamo, chiudiamo i primi due e abbiamo 3 punti sull'uncinetto. Ancora filo sull'uncinetto, entriamo sempre nella catenella di base, chiudiamo i primi due punti. Abbiamo ora 1, 2, 3, 4 punti sull'uncinetto. Chiudiamo e facciamo una catenella per fissare. A questo punto, direttamente nella maglia alta sottostante, andiamo a fare una maglia alta. E quindi abbiamo fatto il nostro secondo quadratino pieno. Il lavoro quindi è molto molto semplice. Proseguiamo ora facendo un altro giro. Dopo aver completato questo, un altro giro fatto solo dall'alternanza maglia alta catenella, quindi non tutti i giri sono pieni, ma uno sì e uno no. Quindi proseguiamo con questo terzo giro pieno, faremo un quarto vuoto, dopodiché vi faccio vedere molto semplicemente come si rispetta la diagonale. Sto chiudendo il quarto giro, un giro fatto tutto da alternanza maglia alta catenella. Ricordatevi sempre che chiudete il giro dopo aver fatto l'ultima catenella di separazione andando nella terza maglia, nella terza catenella, ovvero del giro di avvio del giro stesso. Quindi saliamo facendo le nostre solite 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta più una maglia di separazione, filo sull'uncinetto, entriamo a fare la maglia alta sulla maglia alta precedente. Visto che lavoriamo in diagonale, vedete, io qua ho il quadratino, quindi lo voglio far venire nel punto precedente ed è questo il punto precedente. La riga dopo il quadratino è vuota e invece quella ancora successiva è piena. Quindi che cosa faccio? Non faccio la catenella di separazione e vado a fare, filo sull'uncinetto, i 3 punti chiusi insieme, presi tutti nella stessa maglia di base. Mi raccomando, entrate nella catenella. Ora vi faccio vedere, li sto chiudendo tutti insieme, catenella e chiudo nella maglia alta. Allora, vi potreste chiedere perché insisto tanto che bisogna entrare nella catenella e prendere i 3 punti insieme, perché voglio questa forma di nocciolina chiusa. Se io ora vi faccio vedere, vado a lavorare entrando direttamente nel quadrato, il lavoro viene un po' disordinato. Ora vi faccio vedere, facciamo finta di entrare proprio nel quadrato e non nella catenella.
Ok, chiudiamo, catenella e poi faccio la maglia alta. Non guardate alla posizione perché naturalmente è sbagliata. Vedete che differenza? È molto più disordinato questo. Spero si riesca a vedere rispetto a questo qua che invece viene proprio chiuso sopra e chiuso sotto, è molto più ordinato. Non so se si riesce a vedere, però l'effetto vi assicuro che è completamente differente. Quindi sciogliamo questo obbrobrio. Proseguiamo ora facendo i tre quadratini vuoti. Quindi catenella, maglia alta per il primo, catenella, maglia alta per il secondo, catenella, maglia alta per il terzo. Quindi io rispetto sempre il fatto che ho tre quadratini vuoti. Ora devo fare il pieno e vedete, mi trovo sempre che lo vado a lavorare un quadratino prima di quello del giro precedente. Ecco qua. Ecco qui, vedete? Quadratino pieno, vuoto, qua sopra in diagonale vado a sviluppare il pieno come ho fatto qui. Pieno, vuoto perché tutta la riga è vuota e qui un quadratino prima vado a fare il pieno nella riga successiva, molto semplicemente. Detto questo, salgo così per tutta la lunghezza desiderata fino al giro manica, più o meno saranno 35 centimetri. Io vi dico ora quanti giri ho fatto per arrivare al giro manica in questa taglia L. Nello specifico, ho lavorato per 30 giri, compreso il primo giro fatto tutto da maglie alte, quindi 30 giri per il giro maniche, come ci siamo detti prima. Lasciamo i 5 quadratini per lo scalfo e lavoriamo i 7 per la spalla. La spalla per la spalla sono salita di 1, 2, 3, 4, 5, 11 quadratini, quindi 11 righe che corrispondono circa a 14 centimetri. Pertanto ne ho fatti 30 per la base, che corrispondono a circa 35 centimetri di altezza, dopodiché sono salita per la spalla di 11 quadratini che corrispondono a circa 14 centimetri, arrivando in questo modo alla lunghezza che desideravo io, che è di 50 centimetri. Ora, una volta terminata la lavorazione, non ci resta che cucire le spalle con il dietro in modo molto semplice. Siamo guidati dai quadratini. Quindi possiamo fare o un giro di maglie basse o un giro di maglie bassissime da lavorare naturalmente nel rovescio del lavoro. Quindi in questo caso io ho la dritta, giro al rovescio, faccio combaciare i quadratini e con o la goda lana o semplicemente un giro dei punti bassissimi senza tirare vado a chiudere le spalle. Posso, e io lo farò, rifinire con un giro di maglie basse e poi anche con un giro di punto gambero che mi dà una bella rifinitura, sia il giro manica che lo scollo, e anche posso fare un giro di punto gambero sulla base. Come promesso, ecco la nostra canotta terminata che vi faccio vedere con tutte le rifiniture. Abbiamo lavorato un giro di punti bassi lungo lo scollo e anche lungo il giro manica, tutto sormontato da un giro di punto gambero. Ciò rende la nostra lavorazione, se possibile, ancora più bella e preziosa. Naturalmente, questo è solo un esempio. Avreste potuto, ad esempio, continuare facendo una mezza manica, addirittura una manica lunga. È un lavoro molto fresco che può essere indossato con una canotta oppure addirittura allungando la parte di sotto può diventare benissimo un copricostume. A questo punto non mi resta che salutarvi, sperare che il tutorial vi sia di ispirazione e soprattutto vi chiedo di sostenerci sempre come fate sempre con un mi piace e se vorrete continuare a seguirci iscrivetevi al canale attivando la campanella. Non dimenticate che ora è attivo anche il nostro sito web www.handyandmade.it, dove potrete acquistare questo e tanti altri bellissimi filati. Buon divertimento!